Il telefono di Eric è sotto controllo, perciò... Stai piangendo? Io no! Invece sì. È perché sto partendo. Figuriamoci, ho solo tagliato le cipolle. Allora, lasciamo stare Eric e tutto il resto per concentrarci sul mistero delle cipolle. Credo che non mi mancherai affatto. Beh, neanche tu mi mancherai. Questo è il momento in cui potremmo anche abbracciarci. Beh, io vado. Lo so, sono incredibili. Queste sono blu, ma ci sono anche in rosa, viola e magari in arancione. Devo parlare con tuo padre, c'è anche il nostro numero, lui non è sicuro, quindi non lo so. Ah, adesso basta. Esci. Devo staccare. È molto importante, sai, per... Certo. Oh, sì. Guarda dove sta. Fa attenzione. Come sempre. Ecco, la volpe è in movimento. Volpe? Eric somiglia più a un asino o a un unicorno. Chiunque sia, si sta muovendo. L'operazione Uomo Ombra è iniziata. Ma chi ha deciso il nome dell'operazione? Uomo Ombra è poco chiaro, credo. Insomma, è Eric l'Uomo Ombra o siamo noi gli Uomini Ombra? Perché Uomini Ombra? Io sono una donna! Va bene, ragazzi. L'operazione Max, Jake, Annika e Sal dietro ad Eric è iniziata. Adesso possiamo andare? Sì! Ok. Ragazzi, sentite, la prima regola di un inseguimento di successo è cercare di non farsi notare. E come si fa? Andiamo più piano, è chiaro? Rallentiamo. Dove è andato? La seconda regola di un inseguimento di successo è mantenere la distanza ma non perdere di vista l'obiettivo. Ma abbiamo il localizzatore. Rintraccia Eric. I ragazzi stanno inseguendo Eric. Sai, Daniel, fare il poliziotto non significa solo guardare sempre lo stesso video in continuazione. Ovviamente. Infatti sto anche mangiando un'arancia. E non ho molto altro da fare. Allora posso aiutarti. Ecco, una bella pila di scartoffie. E lavati le mani, altrimenti sporchi gli incartamenti. Simon, vieni a vedere. Presto. Stai ancora guardando quel video? Guarda qui. Le impronte di Eric erano all'interno del museo, giusto? Sì, erano dappertutto. Sì, ma come ha fatto a lasciare le impronte se indossava dei guanti? Ottima osservazione, Daniel, bravo! Eric si è fermato. Se proseguiamo in questa direzione... abbiamo una possibilità di avvistarlo. Eric si sta spostando. La volpe asino unicorno si muove. Si sarà fermato davanti a un negozio. Di ferramenta. Pieno di guanti e di piedi di porco. Quello è il paradiso di tutti i ladri.